Gaetano Sebastiani, autore di Raccontando ai nipoti, un libro di racconti della sua vita e anche una testimonianza per i più giovani. Che cosa pensa di potergli trasmettere? Ma ai miei nipoti, intanto io voglio trasmettere le origini loro, diciamo, sennò siccome vivono all'estero non sanno da dove sono venuti, insomma, no? Quindi voglio trasmettere la nostra storia iniziale perché sia per loro un ritorno alle radici quando vorranno leggere questo libro. E poi invece nella parte finale io ho voluto dare un messaggio perché dico, dopo 80 anni di vita, uno non può dire solo parlare solo del passato, ma deve dire dalle mie esperienze di vita io vi do questo messaggio per il futuro vostro, diciamo. Questo messaggio per me riguardato i cambiamenti climatici e la crisi energetica e climatica che è in arrivo e che condizionerà la loro vita. E allora l'ho messo in guardia su questo, perché mi sto occupando di queste cose insieme ad altri amici, stiamo studiando e quindi ne conosco abbastanza, insomma. Lei è originario di Santeria, poi ha una vita che la vede protagonista anche altrove. Qual è il momento più significativo che forse vuole lasciare ai suoi nipoti? Ma intanto il confronto fra quella che è la loro vita, perché io li sto seguendo molto da vicino, i nipoti, anche se sono all'estero, due vivono in Spagna, due vivono in Canada e noi, mia moglie, viaggiamo molto, anche stando dei mesi alle volte, e ho visto come vivono molto bene, naturalmente, con tanti giocattoli, tanti libri, tante cose che io non avevo. Allora, vi voglio trasmettere che esiste anche, esisteva, che io ho fatto un modo di vita di infanzia, di giovinezza diverso, ma che non è solo il mio, ci può essere, c'è tanta gente nel mondo che vive in un altro modo. Loro sono per il momento fortunati, poi però devono conoscere che esistono mondi diversi. Uno era il mio quando ero piccolo e ce ne sono tanti altri in giro. Uno dei racconti è dedicato anche all'alpino Mario, su cui noi abbiamo scritto alcuni articoli, e vuole ricordare la sua storia, che forse è interessante per gli ascoltatori. Eh sì, in effetti ci tengo a raccontare, sono tenuto a raccontare quella storia, anche perché Mario non ha mai voluto parlare con nessuno di quella cosa. Io, per motivi che solo lui conosce, ma ora non c'è più, a me mi ha raccontato tutto, diciamo, di quella storia. Quindi io l'ho raccontato in questo libro. E la parte più drammatica, diciamo, è quella della campagna di Russia, diciamo, e del suo atto di eroismo solitario, quanto ha messo in fuga un gruppo di avversari, soldati avversari che stavano attaccando la compagnia, ha preso anche la medaglia al valor militare per questo, e poi la grande ritirata nella quale, insomma, lui ha avuto i piedi congelati e gli hanno dovuto amputare gamba destra e piede sinistro e poi portare le protesi per tutta la vita, insomma, questo è il dramma più grande della sua vita, però nonostante quello lui si è ricostruito una vita da persona molto brava e capace, tanto è vero che all'ufficio dove ha lavorato l'hanno ricordato anche L'archivio di quest'anno, Stato. all'archivio di Stato, sì.